con Sandrone Dazieri. È appena finito l'incontro Bologna incontra Milano, a Politicamente Scorretto, e volevamo chiederle qual è la funzione della città nei suoi romanzi? Qual è il ruolo che gioca Milano nei suoi romanzi? Sì, scusi, ma ho sempre una certa lentezza nel rispondere alle domande perché cerco di trovare la risposta. Il ruolo della città è vabbè, quello più semplice è quello del contenitore, ovviamente dove avvengono le storie, e questa è la cosa più semplice, la prima risposta. La seconda risposta è un luogo della memoria. Tutti i miei romanzi, in qualche modo, sono piccoli pezzetti di memoria della mia storia, di quello che io ritengo la mia storia contemporanea. Che è tutto quello che è accaduto attorno a me, che ho visto, vissuto e in qualche modo ritenuto necessario elaborare e far diventare romanzo. La città rappresenta come delle tappe all'interno della narrazione. Ogni luogo è un piccolo segno nella memoria che poi diventa la narrazione. Le città sono soprattutto, e questo è il terzo livello della risposta, anche delle protagoniste. Certe cose che accadono a Milano, nei miei romanzi, per esempio, non potrebbero accadere altrove, così come per alcune storie sono dovuto uscire da Milano e ambientarle altrove. Per esempio, il mio secondo romanzo, o era il terzo? No, il terzo era ambientato sul Lago Maggiore, il secondo romanzo era ambientato a Torino, perché dovevo parlare di alcune cose che potevano accadere solo a Torino. La fine del quarto romanzo è ambientata in Argentina perché mi interessava parlare di alcune cose che avevo vissuto lì e che avevo visto. Quindi i luoghi sono strettamente connessi alla narrazione. E com'è cambiata Milano nei suoi romanzi? Ma soprattutto va detto che, la prima cosa che va detto è che la Milano dei miei romanzi non è la Milano vera, è come uno specchio in cui Milano si può riconoscere. Ci sono degli scrittori che sono dei topografi eccezionali. Che ricostruiscono la città esattamente qual è e poi la interpretano. E quindi quando tu li leggi, pensiamo a Simenon, pensiamo a Izzo, per esempio, tu puoi muoverti attraverso le città seguendo la loro mappa, magari la mappa di allora, e ritrovare i locali, ritrovare i posti, i luoghi, i colori. Nel mio caso, per lo più, le strade, le vie, i luoghi che descrivo sono finti, sono inventati. Fanno parte di una mia topografia mentale, di un mio modo fantastico di vedere la città. È come se io ricostruissi a fianco della Milano reale una Milano fantastica in cui mi muovo più a mio agio, che però è uno specchio di quella che realmente esiste. Certe vie hanno nomi differenti, ma in qualche modo esistono in entrambe le realtà. Detto questo, credo che Milano, nella mia narrazione, sia cambiata in termini di consapevolezza e di età mia, esattamente come quella del mio protagonista seriale, che è il gorilla. Il gorilla mi rappresenta, è il mio doppio. E porta il mio nome per questo, anche proprio un doppio storico. E quando lui è arrivato a Milano insieme con me, è arrivato negli anni '80, era giovane, speranzoso. Milano, per chi veniva da Cremona, era la città delle mille luci, era una città delle mille possibilità, quindi era tutto quello che ti si apriva. Invece di essere del piccolo luogo di provincia, era la grande metropoli. E invece dei quattro amici era la possibilità di incontrare migliaia di persone diverse. Poi con l'età si è reso conto che la grande metropoli in realtà era molto piccola metropoli a sua volta di provincia rispetto alle vere grandi metropoli del mondo, che gli spazi culturali lentamente si sono chiusi, che c'è stata un'involuzione di destra, non la destra nel senso politico, ma nel senso culturale, quindi di chiusura, di rifiuto del diverso della città. E quindi gli piace un po' meno. Ai tempi gli piaceva di più, adesso si trova un po' meno a suo agio, però è anche più vecchio e quindi si sa che i vecchi sono lamentosi.